Stiamo entrando nelle fasi cruciali della gara e quindi iniziamo a vedere sempre più atleti raccolti in pochi chili. La precisione, ne abbiamo 4 nello spazio di 2 chili, ci contenderanno possibilmente la medaglia di bronzo in questa sessione di gara. Adesso il turno di Sukurzade, Elvin, atleta a 0, seconda prova, 76 kg. Vediamo se la concentrazione riuscirà a essere concretizzata in un'alzata valida. Ancora ultimi attimi di concentrazione, parte bilanciere in questo momento, buona velocità impressa bilanciere e alzata valida per Sukurzade. Si porta provvisoriamente in prima posizione. Da notare il fatto che, essendo stato il primo a sollevare 76 kg, warm up, stiamo entrando nelle fasi cruciali della gara e quindi iniziamo a vedere sempre più atleti raccolti in pochi chili. La precisione, ne abbiamo 4 nello spazio di 2 kg, ci contenderanno possibilmente la medaglia di bronzo in questa sessione di gara. Adesso il turno di Sukurzade, Elvin, atleta a 0, seconda prova, 76 kg. Vediamo se la concentrazione riuscirà a essere concretizzata in un'alzata valida. Ancora ultimi attimi di concentrazione, parte bilanciere in questo momento, buona velocità impressa bilanciere e alzata valida per Sukurzade. Si porta provvisoriamente in prima posizione. Da notare il fatto che, essendo stato il primo a sollevare 76 kg, qualora anche altri riuscissero in questa impresa, comunque. Ora è la prova dell'atleta 0, Sukurzade Elvin. Prova anche lui, vuol dire la sua. Ricordiamo che il primo che solleva questa misura si porta in vantaggio sugli altri. Breve, anche qui il rito alla magnesia contribuisce a raccogliere tutto quello che è necessario prima dello stacco del bilanciere. Momenti molto importanti, quella della concentrazione. A volte si dialoga anche col bilanciere, la speranza. Comprende la situazione, sappiamo che però non sempre il bilanciere è benevolo, in questo caso lo è. L'alzata viene conclusa e quindi 78 kg pongono già una sorta di ipoteca sulla medaglia. In questo caso Marinov deciderà sicuramente per un'alzata superiore. Ha due scelte: o tentare il minimo sindacale a 79 kg e quindi un chilo in più di Sukurzade, oppure 80 kg e aspettare e quindi garantirsi l'opportunità di una medaglia